dal pronto soccorso. Al via a Roma la bonifica dell'insediamento abusivo della Muratella, una decina le baracche abbattute all'interno del campo nomadi. Alberto Squillante. I controlli e gli smantellamenti di oggi sono un primo passo verso la chiusura definitiva del campo abusivo di via Marchetti. Circa 10 le baracche abbattute all'interno dell'insediamento. L'area interessata dalle operazioni che proseguiranno nei prossimi giorni è quella sovrastante il centro direzionale all'Italia, dove si trova un grande parcheggio. Sottoposti a controllo da parte degli agenti dell'ottavo gruppo di polizia municipale, anche alcuni camper parcheggiati all'interno della stessa area. Noi auspichiamo, ecco, soprattutto per le condizioni in cui viene lasciata la zona e soprattutto per la questione della sicurezza, che possa essere accelerato il piano nomadi. Noi stiamo proseguendo su questo fronte, tanti risultati importanti sono stati ottenuti, è evidente che su questa zona c'è stato un po' di abbandono, ma stiamo tornando sulla zona proprio per dare delle risposte ai cittadini. Abbiamo avuto una risposta positiva da parte dei nomadi, molti andranno al campo a Pomezia, quindi abbiamo visto comunque una reattività in termini positivi da questo punto di vista, questo ci fa ben sperare. L'intervento, che segue la bonifica effettuata 2 anni fa all'interno dell'area vicina alla stazione della Muratella, rappresenta un passo fondamentale per restituire legalità, sicurezza e decoro a questo quadrante della periferia capitolina.